Eccoci qua, è stata una lunga giornata per Genova e per la Liguria, giornata dedicata al ricordo delle vittime del Ponte Morandi e anche alla promessa che questo non debba più accadere, ovviamente sulle strade del nostro paese. Ma volevo, prima di chiudere la giornata, dedicare qualche minuto per aggiornarvi sulla situazione del Covid, visto che in queste ore se ne parla moltissimo. Qualche preoccupazione, qualche aumento dei casi. Bene, allora era il caso di fare il punto sulla situazione dopo i numeri di ieri, che sono stati numeri importanti, ancorché tutti rintracciati e, come sapete, derivanti da un unico cluster che anche oggi ha dato gran parte dei nuovi contatti nella nostra, nei nuovi casi nella nostra regione. Allora, sono 20 oggi i nuovi casi e sono specificamente in ASL 1 una sola persona, che si tratta di un turista proveniente dalla Francia. Poi in ASL 2, quindi nel Savonese appunto, sono 11 la maggior parte dei 20 di cui vi ho parlato e 9 ancora derivanti da contatti di caso confermato che hanno partecipato appunto a quella grigliata di cittadini ecuadoregni di cui ormai parliamo da giorni e che via via i nostri uffici di prevenzione stanno ovviamente tracciando a cerchi concentrici per evitare che qualcuno possa continuare ad andare in giro pur essendo contagiato, ovviamente senza magari saperlo, perché di tutte le persone che vi sto dicendo, infatti, i sintomi sono molto lievi o addirittura inesistenti, i cosiddetti asintomatici. Poi abbiamo 4 persone in ASL 3, che sono segnalazioni del Dipartimento di Prevenzione, quindi controlli nei nostri checkpoint di ingresso in varie situazioni, e poi in ASL 5, che sono quella di Spezia, abbiamo un nuovo rientro da un viaggio estero a Corfù, 2 contatti di caso confermato e quindi territoriale, e una segnalazione al Dipartimento di Prevenzione, evidentemente qualcuno che aveva una lieve febbre. Tutto questo non ha prodotto effetti sui nostri ospedali, è bene dirlo, perché il numero degli ospedalizzati cala di 2 unità e si riduce di nuovo a 20. Come vi ho detto, da molte settimane ormai oscilliamo intorno al numero 20 di ricoverati, a volte siamo a 18, 17, a volte 21, 22, ma siamo lì, segno che l'aumento dei casi sul territorio, ove questo c'è, non produce ospedalizzazioni, cioè sono tutti casi sostanzialmente lievi, così come restano 3 le terapie intensive in generale e nessun decesso nel nostro territorio. Questa è a oggi la situazione. Come sapete, è stata diramata il 12 di agosto, cioè 2 giorni fa, un'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con le regioni che prevede che le persone che rientrano da viaggi in alcuni paesi dove il contagio si è fatto via via più potente, parliamo della Spagna, parliamo della Grecia, parliamo di Malta e parliamo della Croazia, questi 4 paesi sono soggetti a tampone, ovvero c'è l'obbligo quando si rientra di segnalarsi all'ASL di competenza, ovvero se si rientra ovviamente in un aeroporto qualsiasi del paese o in un aeroporto qualsiasi del paese, si deve segnalare la propria presenza entro 48 ore, il rientro da uno di questi luoghi entro 48 ore alla propria ASL di competenza, se sei un cittadino ligure, genovese, quella di Genova, Savonese, quella di Savona, se sei di Como, l'ASL di Como, se sei di Astia, l'ASL di Asti, se sei di Caserta, l'ASL di Caserta, cioè la propria ASL territoriale, che si premurerà poi di far sapere come fare il tampone per sapere se eventualmente nel viaggio di vacanza o di lavoro si è venuti in contatto con il Covid. Noi ci stiamo ovviamente attrezzando, tutte le ASL hanno già sul loro sito i numeri da contattare per sapere come effettuare questi tamponi, che ripeto, non devono essere fatti a tutti coloro che sbarcano nei porti della Liguria o nell'aeroporto di Genova, ma solo coloro che effettivamente risiedono poi in Liguria. Le altre persone andranno a farla alla ASL di competenza, ovvero quella del loro territorio di residenza o domicilio abituale. Per dire, se uno sbarca da un traghetto proveniente dalla Spagna nel porto di Genova, ma abita a Cantù,
Tornerà a Cantù con mezzi propri e tutta la prudenza necessaria, e poi lì si sottoporrà al test alla propria ASL di competenza, a meno che le autorità marittime, che non dipendono da regione, non predispongano in loco dei momenti di controllo, cosa che al momento ancora non sta avvenendo. Noi comunque come regione ci siamo attivati, il San Martino, che è il nostro principale ospedale della regione, ha aperto un ulteriore ambulatorio per l'erogazione di prestazioni relative alla diagnostica Covid per chi rientra dai paesi a rischio. Lo trovate sul sito internet di San Martino. Abbiamo comunicato tutto quanto anche alle ASL, ovviamente di competenza. Sarà aperto dal lunedì al venerdì tutti i giorni e si occuperà, anche per non gravare totalmente sulle strutture territoriali delle ASL, di un'ulteriore capacità di tamponamento per questi casi, che in alcune situazioni, ieri abbiamo visto turisti di ritorno da Corfù, turisti di ritorno da Malta, eccetera. È ovviamente un aggravio di lavoro per tutti. Dunque, la situazione è quella che vi ho descritto anche nelle ore scorse. Grande attenzione, sì, paura, no, non ci sono aumenti di ospedali, non ci sono aumenti nelle terapie intensive, abbiamo un numero di contagiati ancora ragionevole, oggi è risceso oltre il 20, quando c'è un cluster che esplode come quello di Savona della Grigliata Equadoregna, per intenderci, e le nostre uffici di prevenzione hanno una capacità di trattamento che in alcune ore hanno isolato la maggior parte delle persone rimaste infette, e quindi abbiamo aumentato la nostra capacità di tracciamento in modo molto molto significativo, e questo ci dà tranquillità. Un appello a tutti, soprattutto ai più giovani, soprattutto a quelli coloro che giustamente vogliono godersi qualche giorno di vacanza, e anche a tutti gli operatori che di queste vacanze fanno tesoro e lavoro, cioè coloro che danno lavoro nei nostri stabilimenti balneari, nei nostri locali, nei nostri ristoranti, nei nostri alberghi, nei nostri bar, nei nostri locali dove ci si va a divertire. Grande attenzione, perché non dobbiamo ritornare alle epoche che abbiamo dolorosamente conosciute, dobbiamo continuare a vivere, perché questo paese non può permettersi ulteriori chiusure, non possiamo giocarci proprio nel mezzo della stagione turistica quello che dà lavoro a molte decine di migliaia di persone nel nostro territorio, però bisogna anche stare attenti che l'epidemia non torni a prenderci la mano ed espandersi in modo fuori controllo, cosa che oggi non è. Quindi lo chiedo ai gestori dei locali, lo chiedo alle persone che li frequentano. Quando c'è assembramento usate la mascherina, non è un fastidio così gravoso, si può stare vicini utilizzandola quando ci sono situazioni di affollamento. Evitiamo le situazioni di affollamento per quanto possibile. La Liguria è bella tutta, è larga, ci sono tanti luoghi da frequentare, evitiamo di andare tutti negli stessi posti. Cerchiamo di essere attenti e ragionevoli con i nostri vicini, coloro che non si conoscono, quindi stiamo con le persone che ci sono care, con cui viviamo, con cui condividiamo gli spazi anche all'interno della casa, però evitiamo promiscuità eccessiva che comportano poi situazioni per cui dovremmo essere costretti ad intervenire con chiusure e cose del genere. Al momento in Regione Liguria non abbiamo firmato nessun'altra ordinanza se non quella prevista dal Ministro della Salute. Sono sicuro che la situazione è sotto controllo, ma è sotto controllo se voi ci aiuterete a tenerla sotto controllo. E quindi prudenza, attenzione, le regole di igiene che conoscete bene, dall'uso delle mascherine al lavaggio delle mani, non toccarsi la faccia, la bocca e gli occhi quando si è toccato in giro luoghi che non conosciamo. Insomma, l'abbiamo ripetute fino allo sfinimento, si tratta adesso di interpretarle con rigore, con attenzione, che non vuol dire non poter uscire, poter andare a bere l'aperitivo, poter andare a cena con gli amici. Si può fare tutto, stiamo facendo tutto, vogliamo continuare a fare tutto, perché ne va anche dell'economia del nostro paese, lo dobbiamo fare con attenzione e serietà. Quindi vi prego, nei prossimi giorni, domani sarà Ferragosto, io vi auguro un buon Ferragosto con le vostre famiglie, i vostri amici, i vostri parenti, è il weekend dell'estate, poi piano piano si tornerà verso il lavoro e la vita di tutti i giorni. È un agosto particolare che arriva dopo un anno difficile, doloroso, luttuoso.
cerchiamo di interpretarlo al meglio per evitare di dover fare scelte più difficili in futuro. Dipende da tutti noi, continuiamo a farlo. Io vi ho dato i dati così come trasmessi dalla nostra agenzia di sanità Ligure, Alisa, sono dati tranquillizzanti, si torna a numeri normali, 20 persone di casi positivi non sono una cosa ovviamente preoccupante in una regione che oggi non ha 1.600.000 abitanti come di solito, ma ne ha molti di più dovuti al grande flusso di turisti, però insomma la paura no, lo ripeto, l'attenzione, la precauzione, la prudenza certamente sì, sempre. Noi continuiamo a monitorare, se ci saranno novità ovviamente vi informeremo immediatamente di quello che sappiamo, ma al momento questo è tutto quanto ci è dato sapere e ripeto, cerchiamo tutti quanti di fare la nostra parte, va bene? Ciao a tutti e grazie.